Il cammino quaresimale allora dobbiamo percepirlo anche come un tempo opportuno per scoprire o riscoprire la bellezza delle relazioni con le persone e con le cose, la relazione con Dio prima di tutto, le relazioni con i fratelli e con tutte le cose create. L'enciclica di Papa Francesco, Fratelli Tutti, ce lo ricorda. Sta anche a noi risanare situazioni difficili di rottura, di separazione. Sta anche a noi probabilmente recuperare nella pace e nella verità dei rapporti frantumati. Sta anche a noi sanare delle divisioni o riportare delle situazioni nell'alveo della giustizia e della verità. Questo impegno ci farà vivere concretamente l'esperienza della trasfigurazione. Guardiamo all'esempio eroico di Padre Pio, uomo trasfigurato dall'amore e dalla passione di Cristo e per Cristo, e affidiamoci alla sua intercessione. Affidiamo a lui la nostra preghiera e tutte le nostre intenzioni. Ci guidi inoltre e ci accompagni l'intervento materno e quotidiano della Vergine Maria, Madre di Dio e Madre di tutti noi, che come lei vogliamo essere pronti e obbedienti ad ascoltare la voce del Signore. Così speriamo e così sia.